Quesito numero 10 dell'esame di Stato 2018, sessione ordinaria. Quali sono i valori del parametro k reale per cui questa funzione esponenziale è soluzione di questa equazione differenziale? Fermate il video, pausa, provate a svolgerlo da soli, guardate il procedimento soltanto alla fine. Questo è il procedimento molto semplice, la funzione f, la sua derivata prima, la sua derivata seconda. Li sostituiamo nell'equazione differenziale. Quindi al posto di y secondo questo, y primo questo e y, eliminiamo l'esponenziale che è un fattore costante e diverso da zero comune a tutti i termini. Rimane questa equazione di secondo grado nel parametro k che è di immediata soluzione, k uguale a 3 e k uguale a meno 1. Questi sono i due valori di k per cui questa famiglia di esponenziali è soluzione di questa equazione differenziale. Quindi esistono due funzioni esponenziali di questo fascio corrispondenti a questi due valori di k che soddisfano l'equazione differenziale. Questa è la soluzione online di De Stefani Tomasi, il testo del quesito e poi lo stesso svolgimento che abbiamo appena visto. Anche in questo caso, giustamente, il quesito è considerato di livello basso.